siamo al Digital Regulation Forum di Londra, lei ha aperto stamani i lavori e possiamo fare un primo bilancio della mattinata con gli elementi che sono emersi. Anche l'Europa deve cambiare le sue regole, è una rivoluzione o una evoluzione quella a cui andremo incontro? Ma il tema che è stato posto da chi l'ha organizzato, prima di tutto Luigi Gambardella, è proprio quello di rendersi conto che il mondo delle telecomunicazioni, il mondo del digitale cambia con una rapidità impressionante e le regole di cui disponiamo sono vecchie. L'Europa non può andare avanti che per cambiare qualsiasi regola occorrono anni, perché questo mondo si muove alla velocità dei giorni, non degli anni. Qui io ho notato una forte divaricazione di posizioni, perché il mondo dell'industria, in generale dell'industria delle telecomunicazioni e del digitale, condivide l'insistenza che io ho messo anche nel mio discorso introduttivo a lavorare a cambiamenti radicali. Viceversa, da parte delle autorità di alcune delle autorità, in particolare del BEREC, è venuto un atteggiamento molto conservativo, molto cauto, sostanzialmente una forte preoccupazione, diciamo un po' eufemisticamente, di che non si butti via il bambino con l'acqua sporca. Allora, è vero che alcune cose in Europa hanno funzionato in questi anni, diciamo, dei passi avanti si sono fatti, però se si resta fermo si rischia di essere veramente superati dai tempi e dagli altri continenti che vanno con una velocità fortissima.